Hello, io sono Velia. E io Federica. E insieme siamo le K4U. E siamo a Roma nella mia vecchia stanza. Who remembers? Primo video del 2019 e per questo nuovo video abbiamo deciso di ricordare le nostre cose preferite del 2018. Quindi facciamo le cose preferite del 2018. Tutto. I preferiti. Tutto, di vario genere. Musica, cinema, serie TV, make-up, esperienze. Tutto. Tutto. Allora, io inizio con una cosa che era la mia preferita tantissimo tempo fa, solo che poi non si trovava più in Italia. E i miei genitori quest'anno me l'hanno regalata per Natale e da Natale è diventata la mia cosa preferita del 2018. Ed è il mio profumo di Burberry, che è il Burberry London, che è il profumo che indossavo sempre ogni inverno da quando avevo 14 anni a tipo i 20. 21. È un odore proprio che mi ricorda l'inverno e mi ricorda un sacco di esperienze, un sacco di cose, ed è in assoluto il mio preferito. Se sentite questo profumo è sono io dell'inverno, cioè vi ricordate di me. Una delle mie cose preferite del 2018, che in realtà è anche un buon proposito per l'anno prossimo, cioè quest'anno, per il 2019, è un libro, perché nel 2018, verso la fine, abbiamo deciso che volevamo leggere di più. Quindi abbiamo comprato un sacco di libri, ci siamo portate un botto di libri da Roma a Milano e io, in realtà, questo libro che sto per dire che è il mio preferito l'ho finito a 2019, già iniziato, però faremo tutti finta di niente perché l'ho iniziato nel 2018. Giusto. Ed è Una stanza piena di gente, di... non so come si chiama, Daniel Keyes, tipo. Avevo ragione, Daniel Keyes. Perfetta. È un libro spettacolare, ci sto in fissa, voglio parlarne con chiunque, voglio sbroccare. Ve l'ho detto anche su Instagram, se l'avete letto per favore sbrocchiamo insieme, parliamo dei nostri personaggi preferiti. E se ancora non ci seguite su Instagram vi lasciamo i nostri profili qui in sovraimpressione. Ragazzi, mi ha fatto una testa così, da quando ho finito di leggerlo non fa altro che parlare di questo libro. È bellissimo. E io ancora non l'ho letto. Long Story Short praticamente è una biografia. Long Story Short. In poche parole, questa storia è una biografia perché lo scrittore l'ha scritta basandosi sulle sedute che faceva con Billy Milligan, che è il protagonista e ha le personalità multiple, quindi tutto gira intorno a questa storia, alla sua storia e intorno bellissimo, alla stanza. Bellissimo, ragazzi, bellissimo, sì, bellissimo. Per rimanere in ambito di libri, io vi dirò che è stato difficile scegliere il libro preferito di quest'anno perché ne ho letti un po', non tantissimi, ma un pochino li ho letti. Ed ero indecisa tra Oceano Mare di Baricco e Come il fiume che scorre di Paolo Coelho. Oceano Mare è un libro bellissimo, scritto benissimo, mi è piaciuto tantissimo, però Come il fiume che scorre l'ho letto in un periodo particolare e vi devo dire che ogni pagina mi ha fatto piangere. Quindi, Come il fiume che scorre è il libro di 2018, non ho detto Delitto e castigo perché lo sto ancora finendo di leggere e non voglio barare come Federica, quindi magari vediamo nel 2019. Io l'ho finito di leggere. No, però l'ho finito di leggere nel 2019. Vabbè, uguale. Una mia cosa preferita del 2018, che in realtà è una mia cosa preferita del sempre, sono le serie mediche in TV. Non serie TV mediche tipo Grey's Anatomy, anche se amo anche quelle, ma tipo quei programmi che fanno soprattutto su Real Time, tipo ER, Storia Incredibile, oppure La Dottoressa Schiacciabrufoli. Oh mio Dio, ragazzi, io ci sto in fissa, io guarderei quello tutto il santo giorno, tutto il giorno. Quindi niente, è quello che mi ha accompagnato durante questo 2018, io amo la follia, bellissimo. Se non l'avete mai viste, per favore, a volte dipende, se non vi piace vedere le cose mediche, tipo sangue, ferite aperte, gente che taglia, no. Però gente che taglia, bellissimo, sto fissa troppo, vabbè. Allora, una mia cosa preferita del 2018 è stata una scoperta per me incredibile, ragazzi. Incredibile, perché da quest'estate ho deciso di smettere di farmi la piastra, o perlomeno la faccio veramente pochissimo. Quindi che succede? Che i miei capelli sono completamente fuori controllo, fanno come vogliono loro. E ho scoperto questa cosa, ragazzi, è meravigliosa. Le fascette, raga, mi danno un'emozione incredibile, cioè mi piacciono veramente tantissimo, mi piacciono messe in mezzo, mi piacciono che tirano tutti i capelli indietro, mi piacciono con la coda, danno quel tocco in più di brio, di dressy, e non lo so, mi piacciono veramente tantissimo, l'ho detto, mi piacciono tanto, mi piacciono tantissimo, bravi coloro che hanno inventato le fascette. Questa è stata una scelta un po' difficile, perché stavo pensando alla mia musica preferita del 2018, e dopo averci riflettuto un po', ho capito che la soluzione era proprio sotto mano, cioè non ci dovevo pensare tanto. Oddio, io non lo e so. Io sì, invece. Ah, pure io forse. Cosa? Harry Styles. No. Ho ragionato non tanto di cosa mi piace di più, ma cosa ho sentito di più. E due sono le cose, Car semplicemente. Brave. Ah, cavolo, no. Carlo e Franco, però non solo Carlo da solo. No, no, sì, tipo Carlo e Franco, cioè tipo Carlo e Franco ti sei sentita un botto. Davvero sono tre. Un sacco, sono dai. Tre. Ok, cioè... tre. Carlo e Franco. Car Brave per Franco 126, Kanye West e Lion. Le cose che ho sentito di più quest'anno, sì. Penso.
cioè sicuramente Kanye sono sicura al 100%. Sicura al 100%. Carl Brave e sì, è Carlo. Carl Brave e Franco sicuro, perché il periodo in cui facevano concerti a stecca l'ho sentito tutto il giorno. E gli altri anche pure. Ultimamente. Sì, che sta a Milano di manca Roma, quindi metti le canzoni. È vero, è vero, è vero. E gli Onna li metto cioè tipo come sottofondo, quindi sì, loro tre mia musica preferita del 2018, l'ho detto. Io mi ricollego alla musica e vabbè, ovviamente anche devo mettere Carlo e Franco perché ascoltiamo insieme, mi sono messo un sacco di concerti eccetera. Devo mettere anche io gli On perché l'ho ascoltati veramente fino allo sfinimento. Ma devo anche mettere assolutamente Salmo. Cioè ragazzi, ho ascoltato Salmo, non vi posso spiegare quanto io abbia ascoltato Salmo quest'anno, soprattutto l'ultimo album appunto del 2018. Pazzesco ragazzi, cioè veramente veramente bellissimo. Però voglio fare una piccola aggiunta. Le canzoni estive. Cioè io ho sentito un sacco le canzoni estive quest'anno, però le mie canzoni estive, tipo Giaggia, cioè Giaggia la sento ogni giorno ancora. Una mia cosa preferita del 2018 è sicuramente il Popsocket. Madonna. Ragazzi, che salvata. Questa è la mia cosa preferita del 2018. Non dico in assoluto, però ci va vicino. Cioè ogni persona che mi dice che cos'è quel coso, fa iniziare la mia spiegazione per niente tecnica, ma tipo con molta passione di che cos'è il Popsocket e perché lo dovrebbero comprare. Cioè e sembra che mi abbiano pagato per sponsorizzare Popsocket. Però è la cosa veramente più comoda e più sicura pure. Mi fa cadere molto meno volte il telefono in faccia quando sono sdraiata nel letto del mondo. Un'altra cosa preferita del 2018 è sempre alla fine del 2018 in realtà, perché poi essenzialmente io non riesco a distinguere bene dove inizia e finisce l'anno. Io neanche. Ho scoperto questa cosa meravigliosa quando siamo andati con Accessorize a Londra. Potevamo tipo scegliere degli accessori da portarci e ho detto vabbè, a Londra beve sempre, che faccio, non prendo un ombrello. Guardate quanto è carino. È piccolissimo, talmente tanto piccolo che entra in qualsiasi borsa e lo lasci lì perché non pesa. E quindi quando piove dici oh mio Dio, ma io l'ombrello, e te lo trovi lì. Un'altra mia cosa preferita del 2018 sono sicuramente gli edamame. Allora, ho fatto questa scoperta. Nel 2018 non li ho assaggiati per la prima volta, ce l'ho mangiati anche prima. Certo. Solo che non so perché, ecco perché, abbiamo scoperto dove comprarli. Ah, ok. Quindi li abbiamo anche comprati per farli a casa. È assurdo, devono essere per forza una delle mie cose preferite perché sono entrate a far parte dei miei cibi preferiti di sempre. Quindi edamame col sale sopra, caldi, che fumano. Quelli con la buccia però, sì, sì, quelli con no, la buccia. Quelli già sbusciati, perché non so parlare. Sbusciati? Sbusciati. Non so parlare. O sbucciati o sgusciati. Però non riesco a sbusciare. Sbusciati è uno sbucciato sgusciato? Sì. Io rimango in tema sushi a questo punto. Io quest'anno ragazzi ho scoperto il temaki. Ho sempre visto gente che ordinava sto temaki. Il temaki è il cono d'alga con il riso, il salmone e l'avocado dentro. È normale, solo che è a forma d'alga. Sì, io a però forma d'alga a forma di cono. Io però mi ricordo che tu una volta avevi ordinato, al solito tu fai che sta roba non mi piace. No, non mi piace. Esatto. L'avevo ordinato per sbaglio e non l'ho mangiato. Poi una volta invece ho visto tutti lo stavano ordinando. Tu sai che c'è? Lo ordino anch'io. Ragazzi, che scopertona! È troppo buona! Cioè, tipo una delle mie cose preferite al sushi è il temaki. Ah, volevo dire questa cosa. Abbiamo scelto 10 cose preferite a testa. Sì, ma secondo me saranno molto di più. No, io volevo dire una cosa. Cioè, volevo aggiungere una cosa in comune. Ah. Perché è scontata, secondo me. Ah. Che cos'è? L'andare a vivere da sole. Ah! No, casa nostra. Sì, casa nostra. Pensavo tipo una scoperta che avevamo fatto insieme, no, capito? No, tipo qualcosa no, da mangiare, qualcosa da bere. Vabbè, poi se non sei d'accordo. No, vabbè, sono d'accordo. Stavo pensando alle esperienze che ho fatto durante quest'anno e in realtà, cioè, devo proprio essere sincera, secondo me non sono così tante, perché quest'anno è stato un po' strano, un po' non monotono, perché ho fatto un sacco di cose. Ma che senti? Fighissime. No, ho fatto tante cose fighe, però di cose nuove, cioè che non ho mai fatto prima, non ce ne sono così tante, se ci pensi. E quindi mi è venuto in mente l'aerogravity, che abbiamo fatto con Bene, figata. Che ringrazio tantissimo, ringrazio per tutta la vita. Siamo andati a fare aerogravity, quindi ci siamo messe le tute, ci hanno insegnato i comandi, tipo com'era così, tipo così, per fighissimo, ci siamo buttate in questo cono d'aria praticamente. Sì, era alto tipo non so quanti metri. Sì, siamo andate in alto tipo... Tipo 10 metri. 20 metri, una cosa del genere. Un'esperienza fighissima, dura pochissimo, tipo 2 minuti. Manco, però... Scendi, ho volato, ragazzo. Ho volato, ragazzo. Io di esperienza pure non lo so, in realtà. Cioè, in realtà abbiamo fatto un sacco di esperienze fighe, come avevi ragione. Però non nuove. Tipo le interviste, le cose. Però già fatte, capito? Ah, sai che cosa? È stato figo? Che? Molto?
andare sopra al London Eye. Non c'ero mai stata. Non c'ero mai stata in tutti gli anni che sono andata a Londra. Sono andata sul London Eye e c'ho pure la mia cosa personale, privata. Sì, la capsula privata. Ringrazio Accessorize per questa esperienza, è stato bellissimo. Allora, adesso per me si va un po' nella città dolente, ovvero nella parte beauty della mia vita. Quest'anno ho provato questa crema che ho distrutto. È finito pure quasi. L'ho finita e distrutta. Ed è di Collis, sarà il balsamo anti-inquinamento e idratazione intensa, che mi ha... aggradato. Aggradato molto, cioè mi piace parecchio questa crema. Se non c'è mi sento un po' persa. Oddio. Di prima usavo qualsiasi altra crema idratante, cioè non mi interessava più di tanto. Invece con questa sento un po' la differenza. Senti quando tipo dici che le creme non fanno mai nulla? Con questa sento la differenza. Come tipo mi rimetto questa crema, dico... finalmente la mia pelle respira. Il fatto che sia anti-inquinamento, che comunque vivo a Milano o a Roma, che sono comunque due città molto inquinate, mi fa sentire che la mia pelle, capito? Magari non è vero, però... lo sento. Sì. Mi è venuta in mente una cosa. Una delle mie cose preferite, anche se in realtà non è veramente una delle mie cose preferite, non però è, mi sento in dovere di dirlo perché è stata una scoperta. È la mascherina per dormire. Mamma mia, la mascherina per dormire. La mascherina per dormire. Certo, ti svegli ogni mattina che non ce l'hai più, eh? No. Io ci vado a dormire. Poi non lo so mentre dormo che ci faccio. Stavamo a Londra e l'abbiamo vista da Primark, quella che dovrebbe tipo rinfrescarti gli occhi, che ha una robetta dentro che sembra una protesi per il seno, una roba del genere. E forse andrebbe messa in frigorifero? Boh. Non ce l'abbiamo mai messa. Però prima di andare a dormire, cioè, vabbè, quando vai a dormire ti metti la mascherina, che tra l'altro è di Babbo Natale, fa troppo ridere. Troppo. Ho sempre pensato nella mia vita, che stupidi quelli che si mettono la mascherina. Ma perché tanto è buio, cioè comunque c'è buio. Perché? Però non lo so. Ti sei insultata da sola, ma sì, dico. Però... c'ha quella verba in più. Sì. C'è un sticcione su qua. Cioè che proprio dove entro e mi fai vabbè buonanotte. Ti dico da apparelle. Sì, ci sta. La mattina mi sveglio che non ce l'ho più, non so dove. No, perché te la togli a un certo punto. Sai cos'è? Dio, troppo divertente. Quando prima di andare a dormire te la metti un po' sulla fronte. Cioè tipo a mo' di occhiali e ti si gela completamente la fronte e poi gli occhi non so più gelati. È bellissimo. Però ragazzi, vabbè, volevo dirlo. Dire, troppo, bellissimo. Questo qua lo dico per entrambi perché secondo me è pure uno dei tuoi preferiti di quest'anno. Ed è il Boing Concealer, Brightening Concealer di Benefit. Ragazzi, questo è un salvatore di vite. Troppo. Cioè questo secondo me dovrebbe averlo tutti dentro alla trousse. Perché ragazzi, cioè, ve lo mettete... No, non puoi interrompermi con la tosse. Perché ragazzi, ve lo mettete e vi spariscono le occhiaie. Così, come top, se nulla fosse. Utilizzato per un make-up e un make-up, che ti toglie le occhiaie, però comunque non devi per forza metterti tutta la base, sotto alla full face, perché così almeno, capito, già levica. Meraviglioso. Cioè, mi c'ho il buco tra un po'. Vabbè, io mi collego a questo punto e parlo di trucchi. Tu l'hai portato, spero. Uno dei miei preferiti è... questo mascara, che è il Bad Girl Bang di Benefit, è uno dei miei preferiti. Sì. Proprio in assoluto. Cioè, l'ho sentita la mancanza quando mi era finito. Anche io. Cioè, gli altri unici due che mi piacciono come questo sono il Too Faced del Better Than Sex e l'Hypnos Doll Eyes di Lancome. Questo, bellissimo. All'inizio devi imparare come metterlo. Sì, tipo, esatto, perché è un sacco di liquido. Però si vede quando ce l'hai. Cioè, si vede proprio, tutti dicono, oh mio Dio, che mascara hai! A parte che va bene, abbiamo le ciglia lunghe delle nostre, quindi ce lo chiedono comunque. Pure per me è uno dei miei preferiti dell'anno, anche perché poi si ricollega all'Aerogravity, perché se no era proprio il lancio di questo mascara. Un'altra cosa che però mi aiutava quando questo mi era finito era il mascara di Pupa, che adesso non mi ricordo come si chiama, che è quello che è uscito ultimamente, che era molto molto buono, che è molto molto buono, lo uso magari in modo giornaliero. Però uno dei miei preferiti assolutamente di quest'anno, proprio supera tutto, sopra ogni cosa, è il Lid Lingerie Matte nella colorazione 24 di NYX. Perché ragazzi, io ne ho finiti due di questi. Sì, cioè li ho finiti sempre. Li ho finiti. Io questo è proprio tutti, da tutti i giorni, da base per ogni trucco. È il colore mio neutro preferito in assoluto sulle palpebre. Non trovo un ombretto che sia di questo colore e che mi dia la stessa pigmentazione. È un salvavita e non fa macchia. Cioè io lo metto così, lo stendo, faccio così veloce. Fatto, finito, non ci devo più pensare, c'ho l'ombretto, ciao a tutti, ci siamo visti. Una mia cosa decisamente preferita di quest'anno sono le bralette. Questa è una cosa in comune. Mamma mia, le bralette sono state una scoperta incredibile. Le bralette e solo una cosa che non è bralette, che è la mia preferita, è il reggiseno, che noi chiamiamo unico. Perché è che unico. È di Primark, è quello che ha la striscia trasparente dietro. Wow, le bralette sono una scoperta e sono la mia cosa preferita, prima perché sono comodissime. 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 Troppo. Due perché sono molto più cute. Troppo. Cioè tutte tipo quel merlino.
letto. Sì. Vabbè, sono comodissime e... Io le adoro, le amo. Bellissime, invece Unico è proprio... Non lo so che cos'ha, che poi in realtà fa pure un po' male dopo un po' la plastica. Sì, ma è bellissimo. Però ti dà proprio... Cioè, quella forma... Bello. Bello, mi piace proprio. Bello. Cioè, se andate da Primark, compratelo. Tra l'altro, la maggior parte delle mie bralette sono comunque di Primark. Anche le mie. Sono pure quelle che ho adesso. Quello che ho adesso. Vabbè, TMI. Io farei un aggeggio di quest'anno. Un aggeggio. Il piacefiglia. Ragazzi, uno dice dove hai vissuto tutto questo tempo? Ragazzi, non l'ho mai comprato perché ho detto vabbè, cioè, che serve il piegaciglia effettivamente? Perché già c'è le curve di tuo un po'. Non ce l'ho tanto curve di mio. Tu l'hai mai usato? No, non lo voglio usare. È bellissimo, lo uso sempre, tutti i giorni. Meraviglioso. Stavo pensando ai miei film preferiti del 2018 ed effettivamente non ho visto così tanti film wow quest'anno. Cioè, belli ma non wow, che dici wow, è proprio il mio preferito. Sì. Ne ho trovato uno però, che è Dogman. È decisamente il miglior film che abbia mai visto quest'anno, cioè uscito quest'anno. Sì. Che ho visto quest'anno. Sì. Prendo la palla al balzo per dirvi un'altra cosa di make up. Che è Lula Quickie Contour Stick. Lei non lo usa. No, io, ragazzi, è troppo arancione per me. Io, ragazzi, sono ossessionata. Sono ossessionata da questo contour stick. E lo uso sempre, cioè quando metto la base, metto il correttore, metto subito il contour stick nelle parti dove devono essere. Bellissimo. Io sono innamorata. Ok, stanno per finire le mie cose preferite. In realtà questa è la decima. Poi ce n'è una bonus. Ah, ok. Che ho pensato. Però la decima mia cosa preferita sono le cospirazioni. Madonna. Cioè è stato un po' di tempo. Siamo andate in fissa. Troppo. Ma troppo, eh. Troppo. Che ne abbiamo guardato tipo 50 video, penso, sulle cospirazioni. Ma pure di più. Di Shane e non solo. Boh, è una nostra fissa. Che poi quello che dico io è che effettivamente, essenzialmente, non è che ci devi credere per essere appassionato di cospirazioni. Devi essere semplicemente curioso, un po' aperto di mente ed è bello proprio vedere la mente umana fino a dove arriva. Cioè, ragazzi, tipo cosa si inventa. E poi potresti pensare tipo a come potrebbe essere plausibile quella cosa. Quindi è troppo bello. Sì. Io amo le cospirazioni. Anch'io. Una cosa preferita del 2018 sicuramente cospirazioni. Pure mia. Pure mia. Oh, davvero, ma premia. Ho visto tantissime serie quest'anno, ma veramente tantissimissime. Però, ragazzi, io vi devo dire la verità. Oddio, non ho nemmeno iniziato e finita quest'anno. Ma Vai. Dico la mia preferita di sempre, ragazzi. La mia preferita di sempre ed è Friends. Io la sto guardando tutti i giorni. Ma non è quella che pensavo. Quale pensavi fosse? Downton Abbey. No, perché ora l'ho vista veramente tipo due anni. Cioè, tipo il 2017 l'ho finita e non l'ho mai più riguardata. Ragazzi, Friends, io la guardo tuttora tutti i giorni. Cioè, io durante le vacanze di Natale non ho fatto altro che riguardare tutto Friends. E io sono veramente ossessionata. Cioè, veramente ossessionata. Ci pensi che è stata fatta nel 94? Io, ve lo giuro. Quando siamo nate? Apro Netflix e la prima cosa che penso è di mettere play a Friends. Cioè, non trovo niente e metto play a Friends. Non so come mi sento in quel momento, metto play. È perché va bene per ogni situazione tua personale, sì, capito? Quando sei triste lo guardi per sentirti un po' più felice. Quando sei felice lo guardi perché sei felice, quindi puoi ridere. Sì. È proprio... meravigliosa, ragazzi, se non l'avete mai vista vi prego guardatela, vi prego. Ok, la mia ultima cosa si ricollega un po' a serie tv, anche se non è proprio serie tv, si guarda solo in tv. Però è una cosa che guardi in tv, però guardi dal computer, come le serie tv. Vabbè, è X Factor UK. Wow! Vero? Sì, anche è proprio la mia. Una cosa preferita del 2018. Sì! Perché io ho sempre amato X Factor, cioè troppo, da morire, però non ho... mai visto tante edizioni di X Factor Italia, cioè ne avrò viste tipo 3 al massimo, mentre quelle UK me le guardo in streaming, cioè le cerco in streaming, sì, e me, sì, le guardo perché sono la mia cosa preferita. Ma noi, ragazzi, abbiamo sopportato anche le innumerevoli pubblicità per guardare X Factor UK. Oh mio Dio, quelle pubblicità le odio. Le innumerevoli, l'avevamo imparata a memoria. Pazzesco. Amo lui, Tomlinson come giudice. Troppo. Simon Cowell è sempre il mio spirito guida nella vita. Doveva essere una delle mie cose, sì, preferite. L'ultima cosa mia preferita in assoluto è l'illuminante. L'illuminante in generale. Quest'anno ho usato talmente tanti, cioè sono brillante come una stella nel cielo. E vi devo anche far vedere il mio illuminante preferito, che è quello di Nabla, che è Savage, della collezione di The Nude. C'ha il buco. E ovviamente anche questo di Jeffree Star, che è Wet Dream. Questo però lo utilizzo proprio nelle serate top. Un compleanno, una festa, una cosa. Ci sono sempre io che mi vedo con questa striscia di brillante
perché uso Wet Dream. Quindi dopo aver parlato 3700 anni delle nostre cose preferite, per favore fateci sapere nei commenti quali sono le vostre cose preferite del 2018, anzi quali sono state le vostre cose preferite del 2018. E io non vedo l'ora di scoprire nuove cose per mettere nel video del prossimo anno delle cose preferite del 2019. In tutto ciò, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri social. Che vi lasciamo qui in sovraimpressione. E devono fare anche una cosa molto 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 giusta, che è iscriversi al canale. Certo. Basta. Cioè, adesso veramente. E attivare la campanella, così non vi perdete nessun video. Perché secondo me a un certo punto è giusto pure. Quindi se questo video vi è piaciuto, lasciate un grandissimo pollice in su. E noi vi mandiamo un bacino e ci vediamo al prossimo video. Hello.